Sono preoccupato non per me o per il governo ovviamente, ma per i lavoratori e i cittadini di Campione che vivono obiettivamente una situazione molto complicata. A Campione d'Italia, oggi il vice ministro dell'Interno è stato accolto anche da molti cittadini che, armati di striscioni, tornano a chiedere di essere aiutati ad uscire dalla crisi in cui sono piombati nel luglio del 2018, quando cioè, dopo vari tentativi di salvataggio, il casinò, punto di riferimento della comunità, fallisce. Dopo oltre un anno, un esponente del governo ha voluto incontrare di persona il prefetto Ignazio Coccia, il commissario prefettizio Giorgio Zanzi e i sindacati. Al termine della riunione, la promessa di intervenire per risolvere la delicata questione con la consapevolezza che non sarà semplice. Adesso non stiamo promettendo miracoli, io sono venuto a capire com'è la situazione, seriamente cercheremo di trovare delle risposte alle questioni immediate che ci sono, quelle relative alla direttiva europea. È evidente che dal primo gennaio questa situazione può essere certamente complicata per il territorio, per cui sarà da parte sua uno degli aspetti prioritari. Abbiamo la necessità, e noi l'abbiamo chiesto, di aprire dei tavoli concreti su Campione, avendo la capacità di affrontare i temi per le peculiarità che Campione rappresenta, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista territoriale. Collaborazione è stata la parola chiave al termine dell'incontro. Incontro, come detto, voluto dallo stesso vice ministro Dem, dopo che i due esponenti del PD Lariano, il consigliere regionale Angelo Orsenigo e la parlamentare Chiara Braga, gli hanno illustrato la difficile situazione che sta vivendo Campione d'Italia. Oggi Braga e Orsenigo hanno sottolineato l'importanza degli impegni presi dal rappresentante del governo sul territorio.